Benvenuti, buonasera amici della libreria Ibis, il secondo appuntamento che l'Associazione Archeosofica dedica all'alchimia. Dopo un primo incontro che ha preso spunto da un volume dedicato ad alcune immagini tratte da opere alchemiche tra le più conosciute, Alchimia, la lingua del segreto, e dove si è parlato di alcuni principi dell'opera, in questa, serata si entrerà un po' più nelle fasi che caratterizzano l'alchimia. Il titolo è La trasmutazione dei metalli e chi ce ne parlerà è Luca Molinario. Buonasera Luca, benvenuto. Buonasera a tutti collegati online, i presenti coraggiosi che hanno sfidato il freddo. In effetti, stasera non scherza. Dunque, dirò alcune cose in più le opere di Luca, la sua formazione, è laureato in discipline economiche, nel corso degli anni si specializza nello studio e sperimentazione delle principali scuole di esoterismo di Oriente e Occidente. Nel 96 conosce l'archeosofia di Tommaso Palamidessi e da quel momento partecipa attivamente alla promozione e alla diffusione della scuola archeosofica, organizzando iniziative in tutta Italia. Specializzato nella disciplina della meditazione, tiene corsi di avviamento e sperimentazione. Studioso ed esperto di astrologia, da oltre 15 anni tiene corsi e seminari per la diffusione di questa disciplina dal punto di vista esoterico e per il recupero del suo carattere tradizionale e sacro. Nel 2004, fonda la casa editrice Edizioni Argonautiche e pubblica alcuni testi. E cura e introduce ecco alcuni titoli: San Bernardo di Chiaravalle, De laude nove milizie, Argoli, I giorni critici e il decubito delle malattie, Ernst Kraft, tipo Cosmia, e Corradetti, Metafisica del numero. Ricordo agli ascoltatori che vedo già collegati che potranno eventualmente fare delle domande attraverso la chat. E che questa serata, come le precedenti, rimarrà registrata sul nostro canale YouTube. A te la parola, Luca, e eventualmente a dopo. Grazie. Quindi mi collego a quanto già presentato da Cesare. Molti di voi conoscono l'archeosofia, praticamente quasi tutti presenti. E comunque due parole per chi magari è la prima volta che ci conosce. Siccome l'alchimia è stata già trattata varie volte in questa sede, noi studiosi dell'archeosofia portiamo il nostro punto di vista su questo argomento. E molto brevemente, la scuola archeosofica è stata fondata da Tommaso Palamidessi, uno studioso che ha lasciato un corpo di testi. Questi sono questi quaderni di archeosofia, uno dei quali è proprio dedicato all'alchimia, si chiama Alchimia teorica e pratica ermetica. Devo dire che io ho conosciuto l'alchimia prima dell'archeosofia. Sono sempre stato un po' curioso, un po' ricercatore, anche se questa scienza, diciamo, un po' attrae, un po' respinge, però io avevo cominciato a sondarla anche prima di conoscere l'archeosofia. Soltanto che, come forse qualcuno ha avuto la stessa esperienza mia, mi sono trovato davanti a immagini di questo genere e a testi di questa fatta. Io voglio indicare completamente la materia senza tanti discorsi oscuri. E poi dice: figli della dottrina, congelate l'argento, di più cose fatene due, tre. Insomma, non ve la leggo tutta. Diciamo che questo è un classico testo alchemico. Ricordate la differenza che hanno fatto le nostre amiche della volta scorsa tra testi di alchimia, cioè che parlano di alchimia, e testi realmente alchemici. Testi alchemici sono fatti più o meno tutti così. Questo è un testo classico, è tratto dalla cosiddetta Turba dei filosofi, si chiama. È un testo in cui ci sono dei personaggi anonimi che si scambiano delle opinioni sull'alchimia. Uno la presenta in un modo, uno in un altro. Si rimproverano l'uno con l'altro di parlare in maniera troppo chiara. E quindi mi trovo in questa situazione un po' di impasse, no? Però proprio questo testo, la Turba dei filosofi, a un certo punto fa questa affermazione e dice: se non mi capite, non studiate più e non cercate di mischiarvi a noi perché siete fuori dal numero dei sapienti. Come dire, non fa per te, lascia perdere. Però, stranamente, dice: io non potrei parlare più chiaramente, figuriamoci.
E dice però, se tu non mi capisci la prima volta, studia una seconda, terza, quarta e così via, finché non intenderai. Quindi da una parte ti respinge, da una parte però è come se ti incoraggiasse in qualche modo. E ci ho unito questa immagine che invece è tratta da tutto un altro testo di altri autori, sempre no, un anonimo e di un'altra epoca, che dice un po' la stessa cosa, qui non si vede molto bene l'immagine. Dice, legge, legge, legge. Relege, labora et invenies. Quindi leggi, leggi, rileggi, lavora e vedrai che troverai, scoprirai, realizzerai. Un po' una cosa simile, no? Quindi vedete come questi alchimisti hanno un linguaggio molto similare, se vogliamo, a volte con immagini, a volte con testi piuttosto oscuri. Comunque, tornando a me, io non capii niente lo stesso, ovviamente, di tutto questo. E quindi ebbe una strana sensazione. Da una parte, penso che capiti a tutti quelli che si approcciano all'alchimia. Nel senso che ti viene voglia di abbandonare, di lasciar perdere, non siamo sicuri che abbiano un senso queste parole o queste immagini, no? Da una parte però ti incuriosisce, come una voce misteriosa che ti chiama e ti spinge un po' come attraversare una porta. Attraversare una porta e te non sai se questa porta, dopo questa porta misteriosa, che cosa c'è, cioè, se c'è un tesoro, se c'è un pericolo, un mistero, però qualcosa ti chiama e io avevo proprio questa sensazione. Qualcosa che non comprendevo, che però misteriosamente in qualche modo mi chiamava, avevo una qualche affinità, ce l'avevo. Poi è successo un episodio. Un'amica mi regalò questo libro di Tommaso Palamidessi, che è Alchimia come via allo spirito. Proprio l'edizione originale, non so se vi ricordate, le amiche della volta scorsa dissero che era rarissima. Questa amica me lo regalò. E quindi ecco. In questo testo l'autore Tommaso Palamidesi scrive, ecco, questo libro è uno dei più chiari nella sua esposizione, perché ho voluto dare quanti più elementi fosse possibile onde spianare il sentiero che per percorrerlo io mi sono dovuto insanguinare i piedi. Ho dovuto vegliare diverse notti e trovarmi solo faccia a faccia con il mistero. Come dire, ho dovuto sudarmi faticosamente, pericolosamente, ciao Sara, questa realizzazione. E adesso ve la do nella maniera più chiara che sia possibile. E devo dire che effettivamente rispetto ai testi classici dell'alchimia tutto mi si fece molto molto più chiaro. E da quel momento sono passati tanti anni, sono cambiate tante cose, però vi dico che l'alchimia poi non ha più abbandonato la mia vita, ha sempre fatto parte integrante della mia esistenza. Eccolo qua. La pratica qui esposta è il risultato dell'esperienza personale dell'autore. Attenendosi scrupolosamente ad essa, il volenteroso lettore non può non sfociare nello stesso risultato, con lievi e trascurabili differenze dovute alla diversa costituzione individuale. Quindi lui ci sta dicendo, se voi applicate questi metodi nella maniera opportuna, con giusto impegno, volenteroso lettore, dovete per forza realizzare come una specie di processo per l'appunto chimico, in cui non si può sbagliare, ok? E ora, l'incontro di stasera, lo premetto, lo vedrete, non è che tende a dare troppe istruzioni, informazioni o troppe spiegazioni, perché l'alchimia non si spiega all'alchimia. L'alchimia è come una cosa che va recepita interiormente. Ci vogliono anche alcune cognizioni proprio, ad esempio conoscere un po' l'ermetismo, conoscere alcuni misteri del passato, conoscere alcune tradizioni, insomma ci vuole anche tutto un apparato di conoscenza per capire l'alchimia, ma soprattutto ci vuole di sviluppare come delle facoltà diverse, perché l'alchimia non si spiega con quelli che sono gli ordinari strumenti di comprensione che noi utilizziamo per esempio quando andiamo a scuola. Ci vogliono proprio strumenti differenti e quindi è tutto un fatto di uno sviluppo di un'intuizione ispirata, di una comprensione del simbolismo. Cioè l'alchimia si svela da sé mano a mano che diciamo così, la persona è sempre più preparata a questo. Ok, quindi cercherò di dire qualche cosa, però cercherò soprattutto di stimolare in voi una curiosità, un'intuizione, un qualche cosa. Ok? Diciamo, l'incontro di stasera abbiamo pensato a un filo conduttore, che è quello della trasmutazione dei metalli, è uno degli argomenti classici dell'alchimia. Però gli approcci potevano essere
i più disparati. Però ho pensato prima di fare una piccola premessa molto rapida, cioè che cos'è l'alchimia? Domanda apparentemente banale. Se uno dovesse dare una definizione, forse non sarebbe però così semplice. L'alchimia si può, diciamo così, sintetizzare come un sistema di metodi, una serie di operazioni da compiere, ok? E innanzitutto qui dice farsi diversi rispetto a ciò che si è. Quindi diversi vuol dire cooperare una trasmutazione, la parola proprio che si usa più classica, trasmutazione, perché l'alchimia punta ad operare un cambiamento di sostanza. Un cambiamento di sostanza che non vuol dire un cambiamento di stato. In che senso? Facciamo un esempio. Il più classico esempio del cambiamento di stato lo vediamo con l'acqua. Allo stato, diciamo, di la temperatura media, l'acqua è acqua, poi si raffredda e si solidifica, si riscalda e diventa vapore acqua, poi però ritorna a essere acqua. Se lo guardassimo da un punto di vista prettamente psicologico, potremmo dire che noi abbiamo come uno stato di coscienza ordinario. In dei momenti magari siamo più depressi, più deboli, più fragili, e nei momenti magari ci sentiamo entusiasti, pieni di vita, pieni di voglia di fare le cose. Poi però normalmente, diciamo, questi stati si alternano e si torna a uno stato un po' normale. Ecco, nell'alchimia non è questo lo scopo del lavoro. Lo scopo del lavoro è proprio una trasmutazione di sostanza. Quindi cambiare qualcosa che, diciamo così, ora è in un modo e poi diventa un altro. Concetto, permettetemi la digressione, non tanto di moda, perché di questi periodi che hai visto c'è un umanesimo molto concentrato in cui si dice sempre no, vai bene come sei, praticamente. No, nell'alchimia non vai bene come sei. Nell'alchimia c'è proprio da fare un cambiamento radicale. Un cambiamento radicale che non ti porta a tornare come eri prima. Un cambiamento che poi va coagulato, cioè deve diventare un qualche cosa che rimane stabile e sempre verso stati differenti. L'alchimia da dove proviene? L'alchimia non si sa da dove proviene, proviene da un sapere arcano antichissimo, lontanissimo, ok? Quindi questi metodi però, questi metodi e questo sapere, che nessuno sa chi è, da dove nasce, si dice dall'Egitto, però che ne sai? Senso, prima cosa, l'ermetismo egizio potrebbe benissimo essere un personaggio mitologico. E poi chi dice che prima di lui non c'era, e poi di quando era, cioè insomma non si sa niente dell'alchimia da dove viene, sostanzialmente. Si possono fare soltanto ipotesi o dire dov'è la prima testimonianza dell'alchimia, ma niente di più. Però tuttavia sappiamo che questo è un sapere, quindi profondissimo, lontano nel tempo, che si traduce in una esperienza. Un'esperienza che ha uno scopo ben preciso, che prende un ha un nome e si chiama la grande opera. Quindi lo scopo dell'alchimia è realizzare la cosiddetta grande opera. Di solito gli alchimisti nella nostra cultura non sono tanto, diciamo, considerati, non è che uno va in giro a dire io sono un alchimista, giustamente. È vero che è una pratica segreta, ma anche una pratica che sì. Viene un po' dileggiata, schernita se vogliamo, no? Al mondo d'oggi, nella nostra cultura. Gli alchimisti sono raccontati come una specie di apprendisti stregoni che provavano a fare qualche cosa. Là si dice no, sono i precursori della chimica che hanno scoperto qualcosa, ma per sbaglio, perché non avevano nessuna base scientifica, è come degli scienziati scopritori che non avevano la scienza, però. E qualcuno poi ha azzardato a dire che questi personaggi qualcosa di spirituale ce l'avevano in testa. C'è stato qualcuno, perché a volte è talmente palese nei testi alchemici che si parla di qualcosa interiore che alla fine è stata anche avanzata questa ipotesi. Ma anche lì la situazione è stata, come dire, molto abbassata, nel senso di dire sì, c'era qualcosa di spirituale, ma era come una pratica superstiziosa, cioè una degradazione della religione, sostanzialmente. Eppure gli alchimisti stessi invece dicono: no, guardate, l'alchimia è la vera scienza perché è l'unica che possiede i segreti per fare un'operazione che nessuno sa fare, la trasmutazione della coscienza. Quindi ci potete scherzare, ci potete prendere in giro quanto vi pare, ma i segreti per trasmutare la coscienza ce l'abbiamo soltanto noi, sostanzialmente. E chi erano gli alchimisti? Un'immagine, credo, presa da Fulcanelli, credo che sia proprio una statua in una cattedrale,
francese. Tommaso Panaminessi dice che gli alchimisti sono personaggi della massima nobiltà, i veri alchimisti. Perché? Perché innanzitutto sono dei sapienti, perché un alchimista deve conoscere tutte le cose che vi ho detto, deve saper leggere i testi sacri, deve sapere nella lingua originale, deve conoscere, praticamente deve essere uno scienziato e deve essere anche un artista. Perché l'alchimista opera così, opera da scienziato perché deve avere lo stesso rigore dei metodi, delle operazioni, la stessa cura, attenzione, concentrazione, tenacia nel raggiungimento dell'obiettivo. Tutte le caratteristiche di uno scienziato devono essere possedute dall'alchimista. Deve essere al contempo anche però un artista, perché per l'opera alchemica non basta essere rigorosi e precisi, ci vuole anche una sorta di ispirazione artistica. Bisogna essere estrosi, ci vuole fantasia, immaginazione, cura, una dedizione, un amore per l'opera che si va a compiere. Inoltre, gli alchimisti avevano un'altra caratteristica, i veri alchimisti, perché poi, ora non voglio, è stato un po' accennato nella conferenza scorsa, in realtà gli alchimisti nel corso della storia hanno avuto una grande divisione tra i falsi alchimisti e i veri alchimisti. Falsi alchimisti erano quelli che ci vedevano, come dire, un qualcosa a scopo di lucro. Quindi, non capendo nel significato profondo, utilizzavano questa disciplina per cercare in qualche modo di arricchirsi. I veri alchimisti, invece, erano quelli che, diciamo così, utilizzavano le tecniche per poter accedere a una trasmutazione interiore. Questi veri, che cosa facevano praticamente? Hanno rischiato la vita per l'alchimia, perché da una parte dovevano custodirla, e da una parte però non potevano tenerla per sé, dovevano in qualche modo ugualmente trasmetterla. E quindi c'è stato chi è morto, chi è stato imprigionato. E chi è che li ha imprigionati e chi li ha uccisi? Sì, diciamo la Chiesa, l'Inquisizione, tutti i cattivi, ma molto più spesso è stato invece chi voleva carpirgli i segreti, voleva come prendere per forza quello che per forza non può essere preso, non può essere preso per forza, non può essere comprato con i soldi. Il segreto dell'alchimia non può essere carpito. E sono stati a volte proprio perseguitati da coloro che hanno cercato di aiutare. Perché? Per il semplice motivo che siccome non ci riuscivano, allora si mettevano contro. Ah no, sei un ciarlatano, sei un bugiardo. Perché purtroppo per l'alchimia ci sono condizioni precise, quindi è una strada difficile e molto dura. Si rischia di non arrivare in fondo, in effetti. Comunque, l'alchimia ha alla base degli assunti, dei principi, come in matematica dove ci sono i postulati, no? Per chi la conosce. E sono questi i cosiddetti principi ermetici. Io ne ho messo qualcuno, no? L'uno sta in tutto, il visibile è l'esteriorizzazione dell'invisibile, ciò che sta in alto è come ciò che sta in basso e la natura è completamente rinnovata dal fuoco. Io penso che l'assunto numero 3 lo conoscano anche le sedie praticamente. Perché l'alchimia si basa su questi principi teorici che spiegano anche quindi perché l'alchimia funziona, cioè perché il metodo di trasmutazione dell'alchimia ha effettivamente porta a una concreta realizzazione, proprio per questi motivi. Ciò che sta in alto è come ciò che sta in basso, ripeto, lo conoscono tutti, ma riusciamo a fare, come dire, riusciremo anche questo a spiegarlo bene, ci provo. Per esempio, un errore che ho fatto io all'inizio, quando mi sono approcciato all'alchimia, è stato un po' il contrario di quello che avviene normalmente. Di solito l'alchimia viene considerata l'antenata della chimica e quindi si pensa che siano una serie di operazioni materiali. Poi c'è l'errore invece opposto, in cui si pensa che l'alchimia sia invece soltanto una serie di operazioni spirituali, animiche. Ora viene un po' attratta nell'alveo psicologico, ma diciamo a mio modo di vedere in maniera piuttosto impropria. Invece l'alchimia è tutte e due, è sia fisica che spirituale. Esistono vari tipi di alchimia, c'è l'alchimia fisica, l'alchimia astrale, l'alchimia spirituale, vari tipi di alchimia. Fatto sta che gli alchimisti dovevano avere due laboratori, uno interiore e quell'altro esteriore. Quindi dovevano contemporaneamente compiere le operazioni dentro se stessi e fuori da se stessi, tutte e due in maniera segreta. Ora, dentro se stessi è facile, basta stare zitti. Fuori da se stessi era un pochino più difficile, qua infatti ogni tanto venivano scovati. Perché questo?
Allora, noi esseri umani siamo dotati di cinque sensi, no? Questi cinque sensi ci mettono in relazione col mondo, con tutto quello che sta fuori di noi. Ok? Al di là di questi cinque sensi, noi non abbiamo percezione, come dire, del mondo. Ok? Abbiamo una percezione tutt'altro di un mondo interiore, in qualche modo, ma esteriormente noi la realtà la percepiamo con i cinque sensi e di recente, diciamo, negli ultimi 200 anni, anche tramite una serie di strumenti. Quindi abbiamo quello che misura i raggi X, quell'altro che misura tutta una serie di cose che noi non vediamo, però con la strumentazione sappiamo che ci sono. Ma come facciamo a, come dire, ragionare su qualcosa che sfugge a entrambi i metodi, cioè sia ai cinque sensi che agli strumenti di misurazione? Lo facciamo in base a questo principio, cioè in base al principio che l'invisibile è l'esteriorizzazione del visibile. No, al contrario, il visibile è l'esteriorizzazione dell'invisibile e che ciò che sta in alto è come ciò che sta in basso. Quindi, per farla corta, se io riesco a capire i principi che regolano la natura delle cose fisiche visibili, io in qualche modo riesco a indagare anche come stanno le cose per analogia a tutto quello che invece non si vede. Ok, come si faccio a sapere che cos'è l'anima? Indago la natura profonda di un materiale, di un elemento. Come dire, lo maneggio, lo trasformo, insomma, devo capire qual è la sua natura perché mi darà un'informazione su come stanno le cose anche dal punto di vista invisibile. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Vi porto un esempio che è fatto da una conferenza di uno dei testi dell'archeosofia, lo dico perché non è mio. Prendiamo ad esempio il Sole. Il Sole è un astro, sappiamo benissimo che è una stella, che però per noi esseri umani ha una valenza un po' particolare, perché non è soltanto un puntino nel cielo, è qualcosa che a noi ci dà la vita, ci dà il calore, l'ossigeno, tutto quello. Noi viviamo perché c'è il sole, se non ci fosse il sole, quindi per noi è un datore di vita, è un centro anche cosmico attrattore, no? Come se fosse, abbiamo scoperto che, ripeto, per dove noi siamo, quindi all'interno del sistema solare, da cui difficilmente usciremo, al di là dei film di fantascienza, quindi per noi rappresenta un punto come attrattore intorno a cui tutto ruota, quindi un qualche cosa di più di una semplice stella. Se andiamo per analogia, il Sole rappresenta invece un punto centrale, attrattore, da cui, intorno a cui tutto gira, e che è a sua volta datore di vita dal punto di vista animico-spirituale. Questo centro attrattore spirituale a sua volta ha un riflesso dentro l'essere umano e anche dentro di noi. Abbiamo un centro attorno a cui tutto gira, in cui girano tutti i nostri dinamismi, tutto quello che siamo e tutto quello che facciamo. Misterioso. Perché vi dico questa cosa? Perché guarda caso il simbolo del sole è esattamente lo stesso, per esempio, dell'io sono divino e del io sono umano. Quindi, riepilogando, che cosa abbiamo? Un sole fisico che noi guardiamo di giorno alzando gli occhi al cielo e tutti i pianeti che gli girano intorno. Un io sono divino in cui tutta la creazione, in un certo senso il motore immobile, fisso, attorno a cui tutto gira, che è non solo il motore ma il datore della vita, questa vita ha un riflesso dentro l'essere umano e quindi c'è anche un io sono umano distinto dall'io sono divino. Anzi, se mi sentisse un cabalista, mi direbbe che io non potrei nemmeno fare questa affermazione perché l'io sono è soltanto divino, perché il presente non riguarda l'essere umano, riguarda la divinità e basta. Ma noi entriamo in discorsi teologici. E questo simbolo, infatti, vale per tutte e tre, vale per il sole e per l'io sono umano e l'io sono divino. È sempre lo stesso simbolo e quindi ci fa capire come questa analogia sia su diversi piani. Allora, supponiamo che noi vogliamo fare l'opera alchemica, ma sì, mi incuriosisce questa cosa, voglio provare a fare l'alchimista. Da dove comincio? Devo cominciare da una materia, cioè devo avere una materia su cui operare. È stato accennato la volta scorsa, è una cosa tutt'altro che facile trovare la materia. L'alchimista deve trovare la materia su cui operare. Deve conoscere i tempi, deve conoscere gli strumenti, ma soprattutto deve avere un qualche cosa, questo qualcosa da trasmutare. Che cos'è? Dove lo trovo? Che cosa devo fare, soprattutto? È una domanda apparentemente banale, però in realtà non tutti se la pongono.
E gli alchimisti, diciamo, su questo non è che aiutano molto, ci dicono: guardate, è una materia vile, si trova dappertutto, è disprezzata da tutti, nessuno la utilizza, nessuno la considera. Queste sono informazioni che si trovano nei testi di alchimia. E quindi, però ci dicono i saggi, e ci mettono la S maiuscola, e dicono i saggi la sanno riconoscere e ne conoscono il valore di questa materia. Quindi, ovviamente, per realizzare quest'opera di trasmutazione bisogna trovare qualcosa da trasmutare. E anche qui lo troviamo con quei principi ermetici di cui vi dicevo prima. Che i principi ermetici che cosa ci dicono? Ci dicono che la materia sostanzialmente è tutta una. C'è una sola materia nell'universo che compone tanto noi, che siamo qui in questa stanza, che le stelle del cielo, che l'universo sia visibile, che l'universo invisibile e che l'essere umano, pur essendo, diciamo, in qualche modo fatto di questa stessa materia, però ha la possibilità di utilizzare questa materia e di gestire questa materia. Quindi l'essere umano può trasmutare quest'unica materia che è dappertutto. La cosa difficile è, appunto, come dire, trovare il modo di utilizzarla. Sostanzialmente, per utilizzare questa materia si usa uno strumento solo. Eccolo qua. Vedete questo bracerone? Il fuoco. Il fuoco è l'elemento, come dire, sì, principale, più noto, quello che gli alchimisti invariabilmente citano nelle loro operazioni. Quindi questa materia si trasmuta con l'azione del fuoco. Anche qui però le cose non sono così semplici. Che è questo? Che cos'è questo fuoco? Innanzitutto gli alchimisti parlano di diversi tipi di fuoco, per esempio parlano di un fuoco naturale. Se si parla di fuoco naturale, ci verrebbe da pensare che questo fuoco ce l'abbiamo tutti, perché è naturale, no? E quindi potrebbe essere qualcosa tipo una forza che anima tutti i nostri dinamismi, per esempio il sentire, il pensare, l'agire, sono animati da un unico fuoco della vita sostanzialmente. Okay? Però qual è il problema di questo fuoco naturale? Che molto spesso lo dissipiamo come dire, in azioni che non hanno un costrutto, non portano a niente di concreto. Quante volte abbiamo la sensazione come di vivere, ma di non riuscire ad acchiappare, di non riuscire a raggiungere niente, di come dire, qualcosa che ci sfugge praticamente. Ho fatto corso tutto il giorno, vabbè, andiamo a letto, domani andrà meglio. Invece gli alchimisti che cosa fanno? Raccolgono questa forza, la concentrano e imparano ad utilizzarla. Questo fuoco naturale. Poi c'è un altro fuoco, un fuoco invece che non è naturale, quindi un qualcosa che invece non è così facilmente presente, così facilmente disponibile, un qualcosa che invece deve essere attivato volontariamente. Bisogna riuscire, come dire, a... Non naturale vuol dire che non è qualcosa che è completamente fuori dalla nostra natura, tuttavia è un qualche cosa che non è immediatamente a disposizione, diciamo così. Allora, che cosa dobbiamo fare con questo fuoco naturale? Bisogna imparare sempre ad utilizzare anche questo, perché se no, che cosa succede? Succede che se noi non utilizziamo questo tipo di fuoco, quando manca l'altro fuoco naturale, cioè quello che viene spontaneamente, quando non ci sono le condizioni idonee, quando tutto rema contro, e un alchimista direbbe che la materia si raffredda e diventa inutilizzabile. E va buttata via, cioè se non la tieni sempre a fuoco, praticamente questa materia a un certo punto si fredda e dopo non ci si fa più niente, bisogna ricominciare tutto da capo. Ci sono tanti fuochi, c'è il fuoco dei filosofi, c'è un altro fuoco importante però ve lo voglio citare, che è quello, il fuoco celeste. Ecco, se gli altri due, diciamo così, fanno sempre parte dell'ambito naturale, in un certo senso gestibile dall'uomo, il fuoco celeste invece no, proprio non appartiene all'uomo. È un qualche cosa che noi dobbiamo imparare ad attirare dal cielo, fare in modo che qualcuno ci mandi questo fuoco. Questo ci dà al contempo un consiglio ma anche un avvertimento, come dire, state attenti che l'opera alchemica non si fa da soli. L'opera alchemica necessita di un fuoco che arrivi dal cielo e che compia determinate operazioni che l'uomo da solo non potrebbe compiere. Poi c'è relativamente sempre al fuoco,
C'è anche un problema del il cosiddetto regime del fuoco. Quanto fuoco devo utilizzare? Devo utilizzare un fuoco molto forte, molto intenso, oppure basta un fuoco debole? Dipende, dipende. Normalmente gli alchimisti, ad esempio, con il loro linguaggio, come dire, un po' figurativo, parlano di un fuoco che ha un calore di febbre, un fuoco che scalda le uova come una gallina. È un fuoco che a volte si parla di un fuoco di lampada, no? Quindi soltanto di una luce che non emana nessun calore. Però attenzione, a volte invece ci vogliono dei fuochi piuttosto intensi. La trasmutazione dei metalli invece richiede un fuoco molto forte, molto intenso. Poi che succede però? Che questo fuoco intenso va gestito, perché il fuoco intenso fa sì che dopo, a fronte di una forte intensità, ci sia una forte diminuzione. Quindi è tutto un regime del fuoco che va. Molto spesso, per esempio, molti, diciamo, apprendisti alchimisti si stancano perché, diciamo, non hanno risultati. E il motivo è che non sanno gestire il fuoco. Per esempio, un fuoco troppo debole non scalda la materia, non fa in modo che non sia sufficientemente così dinamizzata e sembra che non succeda niente. Sarebbe come mettere una candelina sotto un pentolone. Troppo poco. Non deve essere né troppo né poco, dipende da quello che dobbiamo fare, perché il fuoco ha diversi regimi a seconda delle fasi, a seconda degli obiettivi, è complicato. Quello che possiamo dire è che quando ci accingiamo a fare quest'opera alchemica dobbiamo come avere delle cognizioni piuttosto chiare, piuttosto precise, dobbiamo essere molto decisi ad andare fino in fondo, istruirci più possibile per non andare incontro a fallimenti. Questi fallimenti sono descritti, per esempio, nella mitologia, sono descritti anche, per esempio, nelle sacre scritture. Questa è un'immagine che ho messo, è l'immagine di Orfeo e Euridice. Non so se qualcuno conosce questo racconto mitologico, molto bello, però penso massimamente triste. Ve lo dico in due parole. Praticamente Orfeo perde questa amata di cui chiamava in maniera folle, che quindi va nell'Ade, in questi inferi. Però Orfeo ottiene da Persefone, che si impietosisce, di poterla andare a recuperare. Ma Persefone gli dice: ok, puoi andare a prenderla, però per tirarla fuori non ti devi voltare indietro. Quindi attenzione ai simboli, perché è lì che si nasconde la chiave. C'è un eroe e c'è un'amata da salvare. Quindi che cosa fa questo eroe? Va agli inferi. Attenzione, perché sono gli inferi, non è che va a fare una passeggiata. E gli inferi, quando si parla dal punto di vista spirituale, sono qualcosa di reale, piuttosto difficile da affrontare, eh? Non una favola, cioè, magari noi si vede il telefilm che uno può fare un giretto in una caverna, però gli inferi rappresentano anche una condizione interiore da cui è veramente difficile tirarsi fuori, per esempio. E quindi che cosa succede? Succede che questo Orfeo, avvisato di non voltarsi indietro, mai, va a prendere questa amata, c'è cioè Mercurio che sorveglia, no? In modo che, così, che tutto sia regolare, diciamo così. E lui la tira fuori. E lei, vedete come lo tira, dice: ma perché non ti giri? Ma perché non mi guardi? Non mi ami più? Insomma, gli fa un capo così. Però lui resiste. Resiste e arriva fino alla soglia dell'Ade. Allora vede la luce, convinto, dice: ok, ce l'ho fatta. Siccome non vedeva l'ora di girarsi a vedere la sua amata, si gira troppo presto. Mancava ancora un attimo, e vede, la vede scomparire lontano e la perde per sempre. E questa è una leggenda che ha un significato anche alchemico, e anche, per esempio, le scritture a volte ci raccontano questo tipo di concetto. Questa invece è l'immagine di un personaggio biblico, si chiama Lot, che è un personaggio che è il nipote di Abramo, se non mi sbaglio, qualcosa di simile. Che viveva in questo lo conoscete di sicuro, le famose Sodoma e Gomorra. Lui diceva: si va a Sodoma, quindi praticamente il Padre Eterno dice: no, qui si fa fuori tutti, è un casino, non può essere sostenuto. Ok, però te sei una persona giusta, quindi ti salvo. Gli manda l'angelo e gli dice: se vuoi, esci dalla città con la tua moglie e le tue figlie, attraversa la pianura e vai sul monte. Attenzione che questi simboli che io vi dico, che rimarco un attimino, perché non sono casuali, non è che gli dice vai nella grotta oppure vai al lago, no, gli dice attraversa la pianura e vai sul monte. Attenzione però, non ti girare. Quindi anche qui c'è la stessa cosa. In questo caso Lot resiste con le sue figlie,
È la moglie che si gira. Come si gira diventa una statua di sale. Si paralizza. Fine, non guardarsi indietro. Anche questo quindi abbiamo un simbolismo alchemico, un simbolismo delle mitologie, un simbolismo delle sacre scritture, che ci raccontano sostanzialmente le stesse cose. Sono avvertimenti che ci dicono, guarda, se te intraprendi un certo cammino, stai sicuro di arrivare fino in fondo, perché se te ti giri praticamente perdi tutto. Ti giri vuol dire che fondamentalmente riguarda la tua vita del passato, ci ripensi, sei incerto, basta niente e si rimane statue di sale praticamente. Voglio raccontarvi un altro episodio, secondo me molto meccanico, perché l'archeosofia, tutte queste cose che io adesso vi sto dicendo usando un po' di simboli, perché reputo il modo più opportuno di parlare dell'alchimia, però nell'archeosofia è spiegato tutto. E l'archeosofia ci dice anche che questa strada è aperta sia a uomini che a donne, cosa che nell'esoterismo, devo dire, chi conosce in generale le scuole esoteriche non è una cosa del tutto comune. E vi racconto anche questo episodio che secondo me è molto carino, che è narrato proprio da un alchimista, mi sembra, un francese del 1300, si chiamava Flamel. E che cosa succede a questo Flamel? Anche lui si sposa, ha una moglie di cui è innamoratissimo. Non sappiamo se questo racconto è vero oppure è allegorico. Secondo me tutte e due, però prendiamolo, diciamo, per come lo racconta lui, senza tentare ulteriori interpretazioni. Quindi lui, innamoratissimo di questa donna, sposato da poco, caso vuole che gli capita in mano un libro di alchimia. Nella sua immediata comprensione di quello che aveva in mano, lui praticamente capisce che l'alchimia è la sua vita. Però dice, cacchio, mi sono sposato ora. Ecco che si pone un contrasto forte, no? Tra, come dire, questo amore che aveva verso questa donna e questa strada che è l'alchimia che gli si poneva davanti, che lui immediatamente, non come me che non avevo capito niente, lui immediatamente capisce, diciamo, un mare di cose e quindi va in crisi, no? E scrive: mia moglie, per Renelle, che amo più di me stesso e con la quale ero sposato da poco tempo, essendo molto stupita di questo, mi consolava e mi chiedeva con tutta la sua forza se poteva liberarmi dall'inquietudine. Chiaramente la moglie gli vuole altrettanto bene. Lo vuole aiutare, vuole capire, ma lui non gli dice niente. Perché? Perché se gli dice di che si tratta, ha paura che lei reagisca male, perché nella sua, come dire, comprensione intuitiva, lui capisce l'importanza di questo libro, capisce l'importanza di questa strada, ma capisce anche la difficoltà, le sofferenze che dovranno essere affrontate, capisce gli sforzi che dovranno essere fatti e quello che magari uno dovrà rinunciare, magari dovrà vivere nella povertà. Lui dice, parla di una opulenza caritatevole, quindi sì, magari non nella povertà, ma nell'opulenza caritatevole, che è una cosa parecchio diversa. A un certo punto si decide e parla alla moglie e gli racconta tutto. Non potei trattenere la mia lingua, e le dissi tutto e le mostrai questo bel libro, del quale nell'istante stesso in cui lo vide si innamorò al pari mio. Quindi sua moglie ha la stessa identica reazione che ha avuto lui e quindi si mettono a lavorare insieme. Lavorano insieme, anni, sforzi, tentativi, alla fine dice, realizzano la cosiddetta pietra rossa insieme. Okay? E allora dopo lui scrive, l'ho perfezionata per 3 volte con l'aiuto di Perrenelle, che egli intendeva bene quanto me, per avermi aiutato nelle operazioni. E senza dubbio, se avesse voluto intraprenderla da sola, ne sarebbe stata in grado. Quindi è una testimonianza molto importante che può essere. È lo stesso, che sia avvenuto o non sia avvenuto, è esattamente la stessa cosa, perché gli alchimisti sanno di quello di cui parlano. Quindi se lui dice questa cosa vuol dire che l'alchimia è aperta anche alle donne. E quindi insomma mi sembrava carino raccontarvi questa cosa. E ecco, torniamo ai nostri metalli, no? Questa invece è una frase di Tommaso Palamides, si dice: chi saprà capirmi potrà realizzare la grande opera e possiederà la famosa pietra filosofale, e saprà con essa trasmutare tutti i metalli vili nell'oro purissimo della divinità. Quindi, se uno sa trasmutare i metalli, allora realizza la grande opera. E quindi c'è il problema dei metalli, come tutto il resto praticamente. Cosa sono questi metalli? Sono importanti perché se io trasmuto questi metalli faccio la grande opera, possiedo la pietra filosofale.
Però anche qui il simbolismo ovviamente è contraddittorio, è oscuro, è difficile. Ultimamente io ho letto tante cose che, come ho accennato prima, questi concetti vengono un po' attratti in ambito psicologico, ma non è, ripeto, è soltanto la mia opinione, quindi la esprimo non con, come dire, con la presunzione di aver capito tutto, però l'ambito psicologico in questo caso non ci aiuta perché l'alchimia va molto più in profondità, non tocca determinati aspetti, se, diciamo così, comunemente studiati dalla psicologia. E quindi si pone questo problema di trovare questi metalli. Allora, anche qui vorrei, è un tentativo, aiutarvi in questo, in questa comprensione, facendo un'analogia con quello che è la materia. Come vi ho detto prima, studiando le cose fisiche cerchiamo di capire quelle che sono le cose invece invisibili. E che cosa sono i metalli? Sapete che sono una sostanza dura, lavorabile, sciogliibile, che si può fondere. Sapete, in natura, per esempio, questi metalli, io non lo sapevo questa cosa, l'ho appresa da non molto tempo. Non si trovano allo stato puro, sono sempre frammisti o di minerali oppure sono delle leghe molto comuni. E infatti gli unici metalli che si trovano allo stato puro sono l'oro, l'argento, il platino e il rame, che si trovano veramente proprio allo stato puro di metallo. Infatti, non so, piccolissima digressione, chi sa la storiografia saprà che diciamo, nella preistoria c'è stata l'era dei metalli. Era dei metalli che comincia con l'età del rame. E poi non ci avevo fatto caso. Poi mi è venuto a me, ma perché l'età del rame? Perché l'essere umano comincia, scopre prima il rame? Molto semplice, perché il rame era un metallo, tutto sommato, abbastanza disponibile e che si trovava allo stato puro. Quindi l'hanno potuto scoprire prima di scoprire il fatto che potesse essere separato con la fusione. Ok? Peccato che con il rame ci si fa poco, perché è un metallo molto fragile. Pretendevano che ci avessero fatto le piramidi, vi ricordate l'incontro? Ma insomma, non divaghiamo troppo. Ora, questi metalli vengono divisi ordinariamente dappertutto, non solo nell'alchimia, ma anche proprio nella metallurgia. Metalli vili e metalli nobili. Metalli nobili sono normalmente, le classificazioni sono disparate. Per i sette metalli che interessano a noi, sicuramente sono metalli nobili l'oro e l'argento, e sono probabilmente metalli vili tutti gli altri, quindi mercurio, piombo, ferro, stagno e rame. Okay? Questa distinzione tra metalli vili e metalli nobili viene fatta sia per la loro rarità, ma anche per le proprietà di questi metalli. Sostanzialmente i metalli nobili hanno una caratteristica che o non si ossidano come l'oro, o si ossidano molto lentamente. Fanno caratteristiche diverse, la conduttività, insomma, varie proprietà. Anche in alchimia è la stessa cosa. Ci sono dei metalli preziosi e dei metalli vili. È chiaro che i metalli vili vanno trasmutati, quindi non è un metallo, non è che rimane lo stesso, un pochino più bellino. No, deve diventare un altro metallo, deve diventare un metallo nobile. E noi esseri umani siamo un po' così. Siamo come frammisti di metalli nobili e di metalli vili. Siccome però questi metalli nobili ci sono, allora c'è speranza, diciamo, per noi. Questo, infatti, ancora una volta, questo simbolo ce l'ho rimesso perché è il simbolo, come vi ho detto prima, l'io sono divino, l'io sono umano, il sole e anche l'oro. Vedete come un semplice simbolo può essere, come dire, traslato su più piani e può avere più diversi, come dire, chiavi di lettura? In questo caso è l'oro. Quindi l'essere umano con l'opera alchemica deve trasmutare i metalli vili in metalli nobili. E non va bene nemmeno l'argento. L'argento è un metallo non abbastanza prezioso, ha sempre un grado di corruttibilità. E rappresenta, per chi conosce l'astrologia, per esempio, rappresenta la passività, rappresenta il fatto di una forma soltanto ricettiva. Anche l'argento andrà trasmutato in oro. Tutto si deve trasmutare in oro nell'opera alchemica. Sapete benissimo, non mi dilungo, che l'oro tradizionalmente è il simbolo della perfezione, così come è il simbolo della divinità. Pensate alle icone ortodosse, no? Con tutto quell'oro, ma in tutte le tradizioni, l'India, sia in India
che in Egitto veniva considerata la carne degli dèi, per dire, no? Quindi simbolo assoluto di perfezione, un metallo molto anche duttile, malleabile. Chi ha visto le foglie d'oro sono trasparenti addirittura, massimamente lavorabili, che indica una plasmabilità, come se un divino artista potesse plasmare quest'oro nella maniera migliore, perché tutti gli altri metalli fanno resistenza. Ok? Quindi noi, diciamo così, dobbiamo, come tutti noi esseri umani che vogliamo compiere l'opera alchemica, dobbiamo diventare tutto oro, praticamente. Ok? Però attenzione, perché l'oro rappresenta al contempo tutte le cose hanno un doppio aspetto. L'oro rappresenta anche un pericolo. Questa è un'immagine che abbiamo pescato, punta sua, di Re Mida, no? Non so se, questa è una leggenda arcinota, a noi ce lo insegnavano alle elementari, questo re che aveva fatto un'opera buona, diciamo così, e quindi Dioniso gli concede un desiderio. E lui che cosa ci chiede come desiderio? Che tutto quello che tocchi si trasformi in oro. Le chiede un desiderio materiale. Ecco che questa visione dell'oro materiale lo conduce alla rovina. Lui tutto quello che tocca, quindi non può più mangiare, non può più fare niente, muore a causa di questa avidità. E l'oro rappresenta anche quindi questo rischio, che questa avidità sia in un certo senso una paralisi dal punto di vista spirituale, oscuri qualunque tipo di ricezione dal punto di vista dello spirito, perché c'è un oro che rappresenta appunto la realizzazione perfetta spirituale, c'è un oro invece il cosiddetto oro monetabile, che gli alchimisti degradati, che venivano chiamati soffiatori, sembra che anche Dante usi un'espressione di questo genere. E i soffiatori cercavano quest'oro monetabile che non avrebbe fatto altro che invece che condurli alla rovina, invece che alla realizzazione. Che ore sono? Sto facendo troppo lunga. No, soltanto un accenno, no? Sempre sul discorso dell'oro. Saprete che dal punto di vista esoterico l'oro è anche un simbolo di un'età precisa che l'umanità ha attraversato. Questa non è storiografia, questo è esoterismo. L'esoterismo che cosa ci dice? Al contrario di quello che dice la storia, cioè che l'essere umano parte dalle caverne, passa qualche centinaio o migliaia d'anni in cui ci ammazziamo l'un l'altro e poi a un certo punto siamo diventati evoluti, quindi andiamo sulla Luna, abbiamo internet, eccetera, eccetera. Ecco, dal punto di vista esoterico è esattamente il contrario. Nel senso, noi siamo esseri umani, siamo partiti. Buonasera, signora. Noi esseri umani siamo partiti da una condizione di oro. Siamo passati per una condizione che è la più lunga, tra l'altro, condizione di argento, poi una condizione di bronzo, e adesso ci troviamo nell'età più nera, che è l'età del ferro. Quindi, il contrario, ci troviamo in questo momento nella fase di massimo abbassamento spirituale. E questo che cosa ci rappresenta? Che questa evoluzione, questo perfezionamento di cui vi ho parlato, non è soltanto a livello individuale, ma è proprio un simbolo loro anche di un'evoluzione collettiva. E quando si dice restaurare l'età dell'oro, altri simbolismi, per esempio il simbolismo del Graal, dice restaurare il regno, insomma, ci sono vari simbolismi che vanno saputi leggere, non vanno confusi, che però molto spesso, diciamo, in ambiti diversi ci raccontano gli stessi concetti. Qui mi sembra che sto facendo un po' tardi, quindi taglio un po' più corto. E vabbè, qui avevo messo queste immagini, volevo parlarvi brevemente del fatto che questi metalli sono collegati ai pianeti. No, lo dice questo autore molto interessante, questo Perneti, che tra l'altro era un prete, un sacerdote benedettino, se non mi sbaglio, e ha fatto dei testi di alchimia molto interessanti. E lui parla dei metalli che non sono altro che differenti stati del mercurio, come dire, è una cosa sola, i metalli sono una cosa sola, ma in diversi stati. Sono sette. Come sono i sette pianeti, vedete i simboli dei pianeti? Qui abbiamo il Sole, la Luna e gli altri cinque pianeti dell'alchimia. E ogni dominio si manifesta mediante colori differenti, come se l'anima dovesse come attraversare tutte queste fasi, tutti questi stati che sono simboleggiati dai pianeti. Pianeti che hanno determinate proprietà che vanno proprio acquisite in qualche modo. E, tanto per andare un pochino più veloce, questo è un simbolo alchemico molto bellino perché si rifà, per chi ci aveva seguito nelle conferenze di ottobre, ricordate il discorso dei centri sottili? Vedete questi fiori, queste rose? Non ricordano questo sbocciare dei centri di forza di cui avevamo parlato, però questo è un simbolo alchemico, quindi ancora una volta abbiamo differenti, come dire, tradizioni, differenti punti di vista. E anche qui ci raccontano come
Questi fiori devono essere fatti sbocciare e bisogna come saper acquisire la proprietà che è relativa a questi stessi centri, che tra l'altro in India, per esempio, vengono raffigurati da determinate divinità di cui a cui bisogna carpire il potere di queste divinità. Ho inserito un altro metallo, non compreso, diciamo, nei precedenti, che perché sempre citato dal Pernetti, lui parla di un acciaio dei saggi. L'acciaio rappresenta la parte più pura e volatile della materia, con la quale i saggi compiono una grande opera. Quindi quest'autore, questo alchimista, ci dice: guardate che per fare la grande opera serve l'acciaio. Anche qui, prima di dire che cos'è, cosa non è, cosa rappresenta, che ciascuno potrà scoprire da solo, perché il bello dell'alchimia è proprio quella di non raccontarlo, è proprio scoprirla gradualmente, passo passo. Però l'acciaio ha delle caratteristiche molto importanti. È un metallo molto resistente e come l'oro non si ossida. Quindi resiste per esempio al calore, resiste alla trazione. Si dice che se non ci fosse stato l'acciaio non avremmo avuto l'industria, perché è il metallo più utilizzato in assoluto per l'industria, è il metallo proprio essenziale. Si fermano le acciaierie, no? Tutto il mondo va nel panico. Okay? E ha una caratteristica importante. Per esempio, con l'acciaio ci facevano le spade, c'è una bellissima tradizione, quella dei samurai, forse la conosciamo meglio, ma anche noi in Occidente, nel Medioevo c'erano i famosi fabbricatori di armi, capito? Che usavano, diciamo, tempravano le spade, perché l'acciaio può essere temprato, costantemente migliorato, migliorato, ha delle caratteristiche microscopiche tali per cui, diciamo così, si può costantemente rilavorare e costantemente rimigliorare. E quindi viene usato, per esempio, per le spade. E è però una caratteristica importante che a noi interessa molto. L'acciaio è magnetizzabile, cioè sottoposto a un campo magnetico prende le caratteristiche del campo magnetico e diventa magnete a sua volta. E questo è un dettaglio non da poco per quanto riguarda l'alchimia, sempre connesso al fatto che voglio aiutare sul fatto che non bisogna pensare di fare da soli. Poi ho portato questa frase perché la troviamo anche questa nella Bibbia. Qui c'è scritto Gerra, sarebbe Geremia. Il mantice soffia con forza, ma il piombo resta intatto nel fuoco. Invano si vuole raffinarlo a ogni costo, le scorie non si separano. Quindi questo testo biblico delle Sacre Scritture, scritto non si sa quando, anche questo però guardate bene come si riferisce al piombo, e lui dice il materiale meno trattabile, cosa che dal punto di vista metallurgico non è vero perché fonde a una temperatura bassissima, no? Però anche qui è un simbolo. Il metallo, il piombo di che cosa è il simbolo? Ve lo potete immaginare, la pesantezza. Che cos'è che è pesante? Ciò che più difficilmente si solleva al cielo. Okay? Poi è un metallo denso, concentrato, vuol dire che non è permeabile alle irradiazioni. Infatti, quando è stata scoperta l'energia nucleare ci si copriva con il piombo, no? Perché era quello che resisteva meglio. Ora suppongo che siano stati fatti degli studi, delle leghe più sofisticate, però rappresenta proprio l'impenetrabilità. Quindi dal punto di vista, se lo vogliamo traslare dal punto di vista psicologico, per esempio, rappresenta il fatto di essere grevi, rozzi, pesanti come sentimenti, come modo di pensare, materiali. Ok? E quindi questo metallo bisogna a tutti i modi trasmutarlo, sempre riferito alla Costituzione occulta, il colore del piombo, se vi ricordate i colori dell'aura di cui avevamo parlato, rappresenta proprio la depressione, la chiusura. Vi ricordate quelli? Vabbè, non divaghiamo. Comunque, anche, hanno proprio un riflesso nei colori della nostra controparte energetica. Il colore piombo è anche molto pericoloso, può portare a conseguenze, diciamo, difficilmente calcolabili. E come abbiamo visto, un altro metallo piuttosto, diciamo così, non è il termine giusto, ma diciamo pericoloso dal punto di vista alchemico, è il ferro. Ferro, perché il ferro è nero, è pesante, è duro, non si fonde il ferro e tuttavia arrugginisce, quindi si corrompe facilmente. Sono tutti simboli che ci dicono di un qualcosa, ci raccontano di un qualcosa che è dentro di noi. Un qualcosa che è dentro di noi che per chi vorrà fare l'opera alchemica non va bene, va cambiato. Per fare questo processo di trasformazione, tanto per complicare un po' le cose, occorre un lievito, una polvere o pietra. Si dice che per fare l'opera alchemica occorre già che qualcuno possieda
la pietra filosofale. E hanno usato anche il simbolismo dell'oro, e dice, per fare l'oro occorre che avete già l'oro. Come posso fare ad averlo, se, a farlo se non ce l'ho? Devo avere. Insomma, sembra una cosa abbastanza complicata. Ci sono storie simpatiche di questi alchimisti che giravano con una polverina anonima, apparivano e sparivano, con una polverina trasmutavano effettivamente gli oggetti in oro, no? Chissà se è vero o non è vero. Non è importante. Quello che a noi ci interessa è il simbolismo di questo. Ancora una volta ci viene dato un segno, come dire, non puoi fare da solo. Se qualcuno non ti dà l'oro, non puoi diventare oro. E una volta che sei diventato oro, a tua volta puoi dare l'oro a qualcun altro, non prima. Avrei tante cose da dirvi su questo simbolo, che tra l'altro è il simbolo proprio della pietra filosofale, ma sono già le 7:05 e non vi voglio tediare. Quindi vado a concludere. Se noi avessimo capito tutto, la domanda che vi voglio fare è questa. Diciamo che noi abbiamo capito tutto. Abbiamo tutti gli elementi, sappiamo cos'è quello, sappiamo com'è quell'altro, sappiamo i regimi, sappiamo come utilizzarlo. Diciamo che abbiamo una comprensione completa di questo, di questa alchimia. Riusciremo a fare l'opera? La risposta è meno scontata, dipende. Questo è un simbolo alchemico, per esempio, che indica una lotta contro se stessi. L'alchimista deve essere pronto a lottare con delle resistenze interne. Vedete questa immagine, no? Qui abbiamo per esempio il sole qua e il sole qua. Qui abbiamo un leone e qui abbiamo un grifone cattivo. Questo è nudo, questo è vestito. Insomma, sono delle rappresentazioni che ci danno delle informazioni, ci potremmo fare delle riflessioni. Possono rappresentare lo scontro contro noi stessi, oppure lo scontro magari con il mondo esteriore, che non ci aiuterà per niente a fare quest'opera. Ci saranno fasi difficili, ci saranno sofferenze, ci saranno tutta una serie di situazioni, il mondo si opporrà pesantemente a questa cosa. Quindi faremo l'opera se saremo sufficientemente forti, decisi, appassionati, capaci e sapremo andare fino in fondo a tutti i costi. E a dirlo è facile, no? Che ci vuole. E invece però a farlo, diciamo, è un filino più complicato. Quindi, per concludere, l'alchimia ci dà queste chiavi di trasmutazione. Si possono trasformare metalli vili in metalli nobili. Possiamo, come dire, assurgere a una natura nuova, ok? Però tutto questo, come dire, non è gratuito. E quindi la risposta alla domanda che io darei a questa domanda, sapendo tutto, posso fare l'opera? Dipende. Dipende da noi, ovviamente. Però cioè, è un po' un mio carattere, quindi diciamo prendetelo come vuoi. Però insomma, per come la vedo io, è una cosa seria, non è un giochino che si risolve banalmente facendo quattro chiacchiere, insomma. Ecco, questo volevo dire. Vabbè, lasciamo perdere. E chiudiamo con questa frase di Tommaso Calamidesi che dice: ti ho detto molto, forse troppo, forse poco. Comunque ora possiedi tutto quello che ti necessita per capire. Il sentiero è aperto, la conquista dipende da te. Abbi fede in te stesso e prega Dio perché ti aiuti a capire meglio i segreti dell'arte e attuarne i lavori. Io termino questo incontro, cui spero che non abbiate capito niente, perché se avete capito qualcosa, allora non ho fatto bene il mio lavoro. Però se anche se non avete capito proprio niente, non ho fatto ugualmente bene il mio lavoro, quindi è una cosa difficile. E vi lascio con una piccola riflessione. Ricordatevi che per poter accedere alla verità, prima è necessario saper respingere la falsità. Non ci può essere contemporaneamente la luce e il buio dentro di noi, o l'uno o l'altro. Quindi per poter avere la luce bisogna respingere le tenebre, e non è per niente facile. A questo punto Cesare mi direbbe: bene, se volete fare delle domande, invece io vi vorrei lasciare con una domanda che vi faccio io. C'è però un Diventare alchimista? Vi ho spaventato ascoltatore abbastanza. Una online che ha una domanda. domanda online? Sì, gliela concediamo. Va Quale di età limite per intraprendere la grande opera? bene. Vabbè. Il mondo dello spirito sa benissimo quando è il momento.
Quindi non c'è un'età fisica, anche perché lo spirito non ha età. Quindi l'età buona è quando uno capisce che lo deve fare. Bene, risposta perentoria, direi che inequivocabile. No, se no sembra quasi che, come se la sapienza eterna che guida i nostri passi, in un certo senso, e che viene incontro alla nostra anima, avesse sbagliato, è arrivata tardi. Cioè, come dire, no, guarda, hai ragione, però guarda, hai sbagliato tempo. Invece no, non funziona così. Diciamo, sa a chi parlare e anche quando parlare, perché probabilmente ci potrebbe essere un momento che poteva, diciamo, siamo più giovani, più rigogliosi, più svegli, più elastici mentalmente, ugualmente però non era il momento giusto per capire qualche cosa. Forse, mi permetto di dire, forse chi lo conosce da giovane è un pochino più fortunato, diciamo così. O forse più pronto, non saprei. Bene, anche la precisazione, ok. Bene. Il ringraziamento per la risposta e Grazie. Io vi i lascerei con ringraziamenti in un generale. appuntamento. Noi ci vedremo. Stiamo organizzando, non abbiamo ancora le date, dobbiamo anche metterci d'accordo con Cesare per un ciclo sul simbolismo che comincerà a febbraio. E niente, saremo presenti in questa libreria. Questo perlomeno è l'idea, ma ecco, una cosa ancora in ponte e da organizzare. Per cui vi ringrazio. Bene, grazie, Al grazie a te, solito grazie a tutti gli dell'attenzione. ascoltatori ancora collegati e a quelli in presenza. E allora, bene, l'appuntamento per l'anno nuovo. Bene, Grazie ancora, a arrivederci, grazie a tutti. presto.